E adesso andiamo a Boston, dove il nostro Stefano Salimbeni è andato a visitare per noi una mostra interattiva molto particolare che ci parla di tutti i segreti di Leonardo da Vinci. Vediamo. È un progetto che ho voluto fortemente portare qua perché è veramente la rappresentazione di quello che qui chiamano Humanics, l'umanizzazione della tecnologia, la tecnologia che si avvicina all'uomo, e credo che il progetto che abbiamo visto oggi è la rappresentazione di questo. In più lo è anche il contenuto. Leonardo era arte e scienza insieme, abbiamo capito oggi che questa separazione non esisteva. Con i suoi 1119 fogli il codice atlantico è maggiore per estensione anche del codice Windsor, quello che è di proprietà della corona britannica, e degli altri quaderni o manoscritti che sono a Madrid, che sono a Torino, che sono sempre a Milano ma in un'altra collezione. E questo software ha fatto veramente questa grande operazione, che è quella di dare una visione d'insieme e un colpo d'occhio anche sulla quantità delle materie trattate, che prima era soltanto di pochi, soltanto di chi avesse avuto la pazienza veramente olimpica di leggersi tutti i testi di Leonardo. Tramite la digitalizzazione di uno studio filologico degli anni 70 è possibile accedere al contenuto delle 1119 pagine del Codice Atlantico, esplorarle, ingrandirle per la prima volta in una maniera assolutamente intuitiva, senza conoscere l'argomento, con pochi clic. Alla Pinacoteca Ambrosiana a Milano è capitato che arrivasse una scolaresca. Là ci sono i fogli originali e lo schermo. Gli studenti si sono avventati sullo schermo luminoso come mosche. E, cosa incredibile, non hanno considerato gli originali di Leonardo da Vinci. Oggi o si va a Milano alla Pinacoteca Ambrosiana o il Codice da Vinci non lo si può vedere. Questo è un modo per rendere accessibile a un pubblico più ampio, e anche un modo per vedere delle cose che, guardando il codice come libro, non si possono vedere. E il libro è un dispositivo tra l'altro molto potente, ma ha dei limiti. L'obiettivo di questa interfaccia è quello di superare alcuni di questi limiti. Una delle cose che ha svelato proprio questo software, questa metodologia di approccio, è che nei vari momenti della vita di Leonardo cambia quantitativamente l'interesse che lui ha verso vari soggetti. Le armi, poi diciamo c'è il periodo anche interessante delle macchine teatrali, delle feste, quando era alla corte di Ludovico il Moro e doveva impiegare molto del suo tempo per queste, diciamo, banalità, ma che erano quello per cui Ludovico il Moro lo pagava. Ma l'altra cosa interessante è vedere che in quel diagramma ci sono dei momenti in cui non ci sono temi, sono i momenti di viaggio di Leonardo. Dopo questi momenti di stallo, Leonardo ricomincia, ma cambiando l'ordine dei temi che gli interessano. Quindi questi momenti sono anche dei momenti di ripensamento per Leonardo e anche ridefinizione delle sue priorità. Questa cosa qui può essere applicata a tutti i libri che vediamo qua dentro, volendo. Assolutamente sì. La cosa che per me sarebbe molto molto interessante è quella di applicare a collezioni di libri questo progetto e questo tipo di interfaccia, quindi avere non solo un libro ma una serie di libri che hanno delle relazioni in comune e poterle navigare. Sarebbe veramente un peccato che fosse solo visibile all'interno della Pinacoteca Ambrosiana. 10 anni fa sta cosa non era possibile? Forse lo è, sarebbe stato tecnicamente. Le tecnologie c'erano ma non erano accessibili. La missione del design è un po' questa, quella di mettere in relazione le innovazioni tecnologiche con i bisogni delle persone e della società. Allora, grazie davvero a Stefano Salimbeni che ci ha mostrato il genio di Leonardo. Lo scorso anno è stato ricordato in tutto il mondo a 500 anni dalla sua morte.